Benvenuti a Trissino, in provincia di Vicenza, dove oggi mi divertirò a provare il circuito di quello che sarà il campionato italiano Under 23 2024. Un circuito esigente, da corridori veri, che nella parte iniziale presenta un giro di 18 km da percorrere 8 volte, che presenta una parte veloce, qui da Trissino, mista a una parte mossa, di su e giù, quasi strappetti alla belga, per poi ritornare nel finale dove si farà la salita di selva, un'erta impegnativa adatta sia a scalatori ma adatta anche a uomini dotati di fortissima resistenza. Certo, a vincere qui non sarà un peso massimo, ma sarà un atleta che avrà un grandissimo rapporto peso-potenza. Ne abbiamo parlato, ma lo sappiamo, noi ciclisti siamo gente pragmatica che il percorso lo deve assaggiare con le gambe, e quindi andiamo ad assaggiarlo con le gambe. Via! Ci troviamo a Via Cinto, una strada, una grande classica anche per i professionisti della zona e per tutti i dilettanti. Qui si inizierà ad accendere la fiammella, la miccia per eventuali attaccanti di giornata. 8 volte sarà dura, ma già dalle prime battute è una strada che ti invita, che ti chiama lentamente, ti porta 53, lancio, non lancio, la devi conoscere, ma la conosceranno bene i ciclisti, perché poi da qui inizieranno tutti quelli che sono gli attacchi, ma anche tutti quelli che sono gli attacchi non solo per in seno alla gara, ma agli attacchi al mal di gambe, perché poi sarà un percorso che ti invita ad attaccare, e un altro strappo porterà i corridori già a frammentarsi nelle battute iniziali, ma nella parte dall'altro versante del circuito sicuramente ci sarà un rimescolamento, perché il circuito ti permette di rientrare. Quindi da qui lo spettacolo inizia e poi sarà tutto un crescere di emozioni. Allora, qui siamo all'inizio dell'ultima salita, una salita che non ti illude, ma ti dice subito che bisognerà andare in maniera oculata. 53 non lo so, sicuramente i più scalatori avranno 53 in canna, i più furbi cercheranno per quanto possibile di salvare la gamba, ma una salita, un falso piano che inizia subito esigente, inizia gradoni, poi spiana, insomma, un qualcosa che fa da preludio a quello che poi sarà un finale sicuramente adatto a pesi leggeri, a persone sì che avranno risparmiato durante il circuito, ma che avranno indubbie doti da scalatori. Yeah.
ed è incredibile quando si dice il paradiso dietro casa. Certo, in tutte le volte che ho fatto questa salita d'allenamento, ma anche in gara, non ho mai avuto il tempo di guardare che meraviglia ci circonda. A volte andiamo in giro per il mondo, ma qui a Vicenza, in particolar modo a Trissino, guardate che colpo d'occhio. E io adesso che la faccio piano ho il tempo di guardarmi attorno, Guarnienta, Lovara, e da là spunta il campanile di Trissino. Beh, direi un colpo d'occhio fenomenale, soprattutto per gli spettatori che si saranno qui assiepati ad assistere alle gesta dei corridori che passeranno da qua già frazionati. Da qui manca circa 1,5 km alla cima, già alcune rampe al 15% e già da qui si delineerà chi andrà a vincere questo campionato italiano Under 23. E siamo arrivati in cima a questa salita, siamo in località Selva. Salita esigente, sì, per atleti leggeri, ma atleti dotati anche di un buon VO2 max. Sale a gradoni, rampe al 15% che fanno bruciare le gambe e poi devi avere la capacità di rilanciare. Quindi sì, atleti leggeri, ma anche atleti che sono in grado di compiere azioni veramente esplosive in salita. Questa località per me è famosa anche per i gnocchi di Selva, qui si svolge una sagra famosissima e anche per la zona di produzione della patata del Monte Faldo, per cui molteplici sono le ragioni per venire fino a qui in cima. E poi finalmente arriva la mia parte preferita, la discesa. Discesa che inizialmente è abbastanza facile, non dovranno esserci grossi distacchi tra i pretendenti alla vittoria, nell'ordine dei 15-20 secondi e non di più, perché se li vedi riesci a rientrare la prima parte così e poi diciamo da Guarnienta fino a Brogliano diventa più tecnica, più guidata. Da lì mancheranno circa 4 km prima della rampa finale. In my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. E siamo arrivati alla fine. I corridori arriveranno qui sotto con 170 km sulle gambe e vincerà un corridore di spessore, un corridore che avrà dinamite sulle gambe perché ci sarà da arrivare qui in piazza Gian Giorgio Trissino, l'insigne umanista e letterato famosissimo, che questa piazza sarà una piazza d'onore per arrivare proprio con il sangue, con la voglia di vincere una gara che chi la vincerà sarà consapevole che lo proietterà poi nell'Olimpo del professionismo, sì. Perché oggi vincerà un corridore di spessore. Una vittoria prestigiosa, perché il corridore che andrà a indossare la maglia tricolore saprà sicuramente che questa è una maglia ambivalente, perché un percorso così esigente, così misto, che ti fiacca le gambe all'inizio, poi tratti veloci, poi una salita impegnativa, una discesa tecnica e qui un arrivo da scalatore sì, ma scalatore esplosivo, ecco, questo è un mix che fa capire a chi vincerà che oltre alla maglia tricolore sarà un vero pass per il mondo del professionismo, perché sì, chi vincerà qui avrà delle caratteristiche da professionista.